Buonasera telespettatori di ETV e buon San Petronio. A questo punto, a conclusione della giornata in cui tutti i bolognesi festeggiano il proprio santo patrono, torniamo con il nostro approfondimento televisivo, come facciamo ogni settimana, vi ricordo, da quest'anno eccezionalmente rispetto al passato, ma da ora in poi sarà sempre così, al mercoledì, quindi è anche un cercare di abituare voi a questa novità per introdurre l'ospite di questa sera. L'argomento è sempre quello del prossimo congresso del Partito Democratico alla Federazione di Bologna. L'ospite in questa serata è Luca Rizzonervo, candidato appunto a segretario del Partito Democratico. Buonasera Rizzonervo e bentornato ad Edalus. Buonasera a voi. Allora, intanto partiamo dall'attualità. Qual è l'augurio che lei fa a Bologna e ai bolognesi per questo San Petronio? Insomma, anche se siamo a conclusione della giornata, insomma, possiamo dire... Ma di vivere pienamente quella che è stata una serie di giorni straordinari, iniziati con la visita di Papa Francesco, che ha portato una ventata di speranza profonda nella nostra comunità, sottolineando gli elementi della speranza, non quelli dell'inquietudine, che pur questo tempo... E poi certamente una giornata altrettanto importante, sempre sentita profondamente da tutte le persone, credenti, ma anche da tanti non credenti come San Petronio, che possa davvero essere mantenuta questa... senso di unità che a San Petronio Bologna ritrova sempre. La città ha bisogno di stare unita in momenti anche comunque complessi che sicuramente ancora in tante situazioni, in tanti percorsi anche di tante persone che tante persone continuano a vivere come tali, insomma. Senta, Rizzonervo, appunto, appello all'unità che però è sembrato mancare, unità che è sembrata mancare in queste ultime settimane nel Partito Democratico di Bologna, è una campagna congressuale molto aspra. Lei è d'accordo? Insomma, per quale motivo? E forse perché è un congresso vero, come dicevo con Donini una settimana fa? Ma sicuramente c'è questa novità, che è una novità sicuramente importante, positiva, cioè che finalmente facciamo una discussione vera, un congresso in cui la contendibilità della carica è reale, e in cui abbiamo preferito, piuttosto che trovare un elemento di unità in premessa, magari trovando un minimo comune denominatore che lascia, diciamo, irrisolte tante questioni, tante differenze, confrontarci in maniera franca, portando ognuno i propri argomenti, portando ognuno le proprie proposte, per poi invece provare a realizzare l'unità come esito di questo percorso e come esito di un confronto di idee, possibilmente di contenuti, sulla nostra città metropolitana. Qual è la città di Bologna, la città metropolitana che lei immagina per il prossimo futuro? Perché il segretario del Partito Democratico, insomma, diciamo, cioè il partito più importante al momento a Bologna, è anche quello che esprime poi le personalità che alla fine, se non altro il sindaco oggi è del Partito Democratico. Quindi qual è la sua idea del futuro? Ma io credo che vada raccolta pienamente, come ancora non è stato fatto, la sfida della città metropolitana, che non è la sfida di un ente pubblico, ma è la sfida di un governo metropolitano, è la sfida di costruire una cittadinanza metropolitana in una comunità di 1 milione di persone, di cogliere su quella scala le opportunità e di affrontare anche su quella scala i problemi. Chi, come è successo a me fino a pochi giorni fa, amministra la cosa pubblica, si trova ad affrontare la concretezza dei problemi delle persone, sa che gran parte di quei problemi oggi trovano appunto su quella scala la possibilità di essere risolti, non certo nella specificità o nella parzialità dei singoli comuni. Questo chiede non solo scelte amministrative metropolitane, non chiede solo un ente metropolitano. Io penso che sia necessario arrivare all'elezione diretta del sindaco metropolitano, anche modificando la normativa del Rio, che attualmente prevederebbe lo scorporo di Bologna, che certamente è una prospettiva non possibile, ma ci sia soprattutto, ripeto, da costruire una visione per Bologna di carattere metropolitano. E poi io penso che Bologna debba darsi una sua vocazione. Tutte le città metropolitane, le 10 città metropolitane, stanno scommettendo su una propria visione di sé per cogliere appunto questa opportunità, non solo come un fatto burocratico o istituzionale. Allora io credo che una prospettiva per la nostra città metropolitana sia quella di fare di Bologna la città metropolitana dello sviluppo sostenibile, intorno a 4 principali, diciamo, driver di sostenibilità.
la sostenibilità economica, che vuol dire per me creare un ecosistema favorente, perché nel nostro territorio, come per fortuna sta succedendo, penso a Philip Morris, penso ad altre esperienze virtuose, possano arrivare investimenti importanti che producono ricchezza e producono ovviamente anche posti di lavoro. Questo vuol dire lavorare per migliorare e semplificare le burocrazie, vuol dire fare investimenti pubblici. Bologna in questo ha una sfida straordinaria, 110 milioni di euro di investimenti sulla nostra città, più 40 milioni del PON metropolitano, che devono essere spesi non in maniera, diciamo, non disperdendoli in tanti piccoli progetti, ma in un grande progetto metropolitano che si deve andare a realizzare. Tutta la sfida, che adesso è facilitata anche dal Piano Nazionale sull'Industria 4.0, di una evoluzione anche tecnologica delle nostre aziende, con gli incentivi e con diciamo, i sussidi che ci sono a favore della innovazione tecnologica delle nostre imprese. Un secondo driver di sostenibilità è la sostenibilità sociale, e lì c'è il tema del lavoro in primis, del lavoro nel senso di produrre o di realizzare condizioni perché si possano offrire posti di lavoro nuovi ai cittadini di Bologna e non solo, ma anche la capacità di sostenere le persone nelle varie transizioni che oggi, per come è organizzato il mercato del lavoro, sono all'ordine del giorno. Oggi sempre di meno uno realizza la sua percorso professionale sempre intorno a un unico posto di lavoro. Allora, finalmente anche alcuni strumenti, il governo, il Job Act stesso, ha fornito alcuni strumenti per accompagnare, per tutelare il lavoratore, non solo il posto di lavoro, anche nei passaggi, attraverso un rafforzamento degli assegni di disoccupazione, attraverso un assegno di ricollocamento che accompagna i cittadini intorno ai momenti di difficoltà in cui passano da un lavoro all'altro, perché è inimmaginabile che, diciamo, si torni a una condizione pre-crisi. Faccio un esempio dell'edilizia, noi parliamo oggi di consumo zero, molte persone che erano lì occupate non troveranno oggi lo stesso tipo di lavoro in quell'ambito. Abbiamo bisogno quindi di riaggiornare le competenze, e Bologna appunto su questo può rappresentare un modello di integrazione anche per tutte le politiche attive per il lavoro, con tutti i soggetti, penso ai centri per l'impiego, penso all'agenzia regionale per il lavoro, penso allo sportello lavoro dei diversi comuni, per accompagnare le persone, per creargli una reale alternativa. Ecco. E infine due elementi di sostenibilità non meno importanti: la sostenibilità ambientale, che vuol dire appunto un progetto per il consumo zero di suolo, un progetto per la rigenerazione urbana, la riqualificazione dell'esistente, piuttosto che per l'utilizzo di terreno vergine, ma vuol dire anche la capacità di tutelare il nostro patrimonio ambientale. Penso sempre in uno sguardo metropolitano ai grandi parchi del nostro territorio, al Parco dell'Appennino e altro. E infine una governance sostenibile, quindi appunto il tema della città metropolitana, ma anche il tema delle fusioni, delle unioni dei comuni, della semplificazione istituzionale. Ma per me governance metropolitana, e qui parlo di una cosa che mi è particolarmente cara, vuol dire anche occuparsi del rapporto fra i cittadini e le istituzioni. In questi anni sono stati messi in campo dei progetti, patti di collaborazione, il bilancio partecipativo, l'idea che i cittadini possano partecipare, coprogettare la propria città. Su questo bisogna andare ulteriormente avanti, creando appunto delle condizioni favorenti. Questo insieme di driver di sostenibilità possono, a mio avviso, creare le condizioni per una caratterizzazione della città metropolitana di Bologna come una città dello sviluppo sostenibile. Lo ricordava lei, fino a pochi giorni fa è stato assessore al welfare, alla sanità del Comune di Bologna. Cosa vede nel futuro anche per quanto concerne questo tema importante, fondamentale, vicinissimo ai cittadini, che è la sanità? Si parla tanto, lei giustamente faceva riferimento ad una dimensione più ampia di città metropolitana, molti cittadini della città metropolitana sentono il problema del calo di punti sanitari nella montagna. Lei ha qualche idea in merito? Sì, innanzitutto non è più possibile affrontare il tema dell'organizzazione sanitaria in termini semplicemente di singoli territori. Anche qui abbiamo bisogno, e lo stiamo facendo anche a livello di conferenza territoriale sociosanitaria, immaginando una lettura metropolitana dell'offerta sanitaria, dando vocazione a ogni ospedale e altresì investendo anche sulla risposta territoriale. Ormai tutto quello che è
altro dall'ospedale, quindi la risposta sul territorio, le case della salute, le cure intermedie non sono qualcosa di, diciamo, una versione minore dell'offerta ospedaliera, sono una parte fondamentale, complementare dell'offerta ospedaliera, perché garantisce la continuità, deve garantire la continuità assistenziale, deve garantire le esigenze che emergono rispetto al tema della cronicità, dell'allungamento dell'età di vita. Quello che noi dobbiamo costruire, ed è in corso un lavoro in questo senso, è un progetto complessivo che tenga insieme una riorganizzazione degli ospedali che ovviamente abbia una attenzione a non depauperare le situazioni, diciamo, più lontane da Bologna, le situazioni più particolari, come ad esempio il tema della montagna. Noi abbiamo fatto un lavoro che in realtà dalle premesse agli esiti ha sviluppato assieme ai sindaci di quei territori delle soluzioni, secondo me, importanti e sostenibili, che non vanno nella direzione di un depotenziamento degli ospedali di montagna, ma vanno nella direzione di una costruzione di risposte intorno a quelle che sono le esigenze anche nuove dei cittadini di quel territorio, garantendo appunto in diversi punti e in diverse situazioni, sia ospedaliere sia territoriali, una risposta quanto mai puntuale. Io credo che sul piano nazionale, ecco, questo sì, il tema della sanità, della salute ancor più precisamente, debba rientrare più fortemente nell'agenda politica del Paese. In questo senso ho sentito il segretario del mio partito Matteo Renzi dire cose importanti negli ultimi giorni sul tema della sanità come elemento centrale del prossimo progetto e programma di governo del Paese, e credo anche che si debba immaginare un superamento di un definanziamento, nonostante che ovviamente il Fondo Sanitario Nazionale è comunque andato crescendo, ma spesso è cresciuto non in maniera corrispondente alla crescita, diciamo, dei bisogni, alla crescita anche dei costi che portano l'innovazione tecnologica, l'innovazione farmaceutica, e quindi sicuramente investire sulla salute, investire risorse pubbliche, credo che sia un progetto che deve stare al centro del progetto di governo del Partito Democratico a livello nazionale anche. Sanità e welfare significa anche assistenza a chi arriva da lontano. Abbiamo visto, faceva lei riferimento alla domenica di visita storica di Papa Francesco a Bologna, come prima tappa il Santo Padre è andato all'Hub di Via Matteo, ha incontrato i migranti. Il Comune di Bologna che cosa sta facendo in questo senso? Lei, come futuro segretario del PD, ipoteticamente, che cosa pensa di fare nel prossimo futuro, appunto? Beh, questo è un tema che su cui credo davvero ci sia bisogno di riscoprire e rigenerare la funzione e il ruolo della politica. Noi, come è noto, abbiamo costruito, io come presidente allora della Conferenza Territoriale Sociosanitaria, un progetto metropolitano assieme a 42 comuni per uscire da un'idea emergenziale dell'accoglienza ai migranti. Volevamo evitare che il rapporto fra i sindaci, gli amministratori e il tema della migrazione fosse concentrato, diciamo, nel breve lasso di tempo che passa fra la telefonata della prefettura che ci dice di organizzarci e il momento in cui in fretta e furia dobbiamo trovare risposte, ma invece appunto costruire un progetto, una capacità di programmazione su questo. Lo abbiamo fatto fra amministratori, trovando appunto delle soluzioni comuni, condividendo una progettualità. È mancata la politica, ecco, non ci ha accompagnato in questo percorso. Io credo che la politica debba invece giocarsi un ruolo, anche un ruolo di ascolto delle persone, un ruolo di ascolto delle comunità in cui queste accoglienze, in cui queste novità insistono, con la capacità di ascoltare anche le paure, le rabbie, le preoccupazioni, e di anche portare rassicurazione, di portare elementi di informazione, di spiegazione di come questo può avvenire in maniera corretta, in maniera non traumatica. Noi l'abbiamo fatto spesso come amministratori. Io 2 mesi fa ho incontrato i cittadini di una frazione di San Pietro in Casale dove il sindaco mi aveva chiamato perché c'era una tensione sociale legata a una ipotesi di accoglienza dei migranti. Abbiamo parlato per ore con questi cittadini, abbiamo ascoltato le loro ragioni, non le abbiamo banalizzate a percezione, ma ce ne siamo fatti carico e abbiamo portato ovviamente altresì le nostre ragioni, uscendo dalla genericità del tema immigrazione, ma parlando concretamente di come immaginavamo di fare
quell'accoglienza. Ecco, io credo che questo compito di ascolto, di traduzione politica, di informazione ai cittadini sia anche un compito specifico della politica su cui la politica oggi è un po' mancata, e credo che questo gap vada assolutamente colmato. Siamo stati anche noi a San Pietro in Casale e abbiamo in effetti recepito, al di là chiaramente di determinate convinzioni politiche, però ho percepito una concretezza di preoccupazione da parte delle persone. Ci permetta allora di farle qualche domanda più nello specifico, in questo caso come pensate di risolvere la situazione, cioè arriveranno o non arriveranno questi migranti a San Pietro? Beh, mi fa piacere poterlo dire, la situazione l'abbiamo risolta, è risolta nel senso che lungo questo percorso di ascolto e di proposta e di, a proposito di quello che dicevo prima, anche coprogettazione con i cittadini, abbiamo valutato che in quella situazione è preferibile un'accoglienza di famiglie, quindi verranno da qui a breve accolte due famiglie, due nuclei familiari nella frazione di ghetto di San Pietro in Casale, e altresì il sindaco di San Pietro in Casale si è impegnato a trovare una soluzione più adeguata, più centrale per l'accoglienza dei minori che invece avevamo inizialmente immaginato lì. Quindi è l'esito appunto di un percorso e di una relazione politica vera che si è realizzata e che ha portato a risolvere quel problema. Noi ci fermiamo adesso, facciamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo ancora con Luca Rizzonervo. State con noi. Nuovo studio con Dedalus, dedicato questa sera, anche questa sera, al congresso del Partito Democratico. Abbiamo un candidato a segretario del PD di Bologna, Luca Rizzonervo, questa sera con noi. Abbiamo parlato poco fa, prima della pausa, di migranti. Adesso le volevo chiedere a proposito di un'altra categoria ai margini, o forse che si mette ai margini, e cioè parlo dei collettivi, parlo di Labà, parlo del Crash, parlo dell'XM24, con cui anche questa amministrazione comunale ha avuto dei rapporti non proprio idilliaci. Abbiamo tutti seguito quello che è successo con la Labà, la grande manifestazione di alcune settimane fa. Lei che atteggiamento pensa di, da futuro segretario del PD, da ipotetico futuro segretario del PD, pensa di poter intraprendere nei confronti di questi soggetti? Perché ci sono, diciamo, scuole di pensiero un po' diverse anche all'interno del vostro partito. Ma la mia posizione è piuttosto chiara. La legalità è una precondizione. Senza la legalità, un dialogo con le istituzioni, la costruzione anche di un rapporto che possa anche riconoscere e valorizzare delle esperienze civiche e anche di sussidiarietà, è impossibile. Noi viviamo una città in cui tantissime associazioni, tantissimi cittadini realizzano esperienze di sussidiarietà, di impegno civico, ma lo fanno nella piena legalità, lo fanno nella una relazione istituzionale che deve avere tutti i crismi di una relazione istituzionale. Intorno a questa scelta, cioè quella della legalità ed anche della collaborazione con le istituzioni, quindi non chiamarsi fuori, non dell'antagonismo a tutti i costi, ma della collaborazione, pur nella specificità e nella pluralità anche delle esperienze, credo invece che si possano realizzare dei percorsi che riconoscono delle esperienze virtuose, che riconoscono alcuni aspetti di valore, e credo che questa regola debba valere per tutti, per la BA, per Crash, per XM e per le tantissime associazioni che sono impegnate, e ovviamente debba valere anche i percorsi, le procedure che questi percorsi richiedono. Ecco, per fortuna in questa città mi è spiaciuto che nel dibattito anche interno al Partito Democratico non se ne sia fatto cenno. Ci siamo dati anche degli strumenti, anche nuovi, che prevedono anche forme per gestire in modo efficace questi percorsi di sussidiarietà dei cittadini. Penso ai patti di collaborazione, sono oltre 1000 i patti di collaborazione che sono stati fatti nella città di Bologna, e in quel regolamento per i beni comuni da cui derivano i patti si parla anche di uso temporaneo di immobili dismessi
per appunto valorizzare delle esperienze. Però, lo ribadisco, devono essere chiari i percorsi e la legalità deve essere un presupposto. Senta, e per quanto riguarda la Bologna che si muove, la Bologna delle infrastrutture, la Bologna del passante di mezzo, qual è la sua idea per il futuro? Perché chiaramente lei è stato espressione fino a pochi giorni fa di una giunta che ha avuto l'inversione di tendenza, diciamo così, per quanto riguarda il passante nord, e si è deciso, dico clamorosamente, nel senso che nessuno immaginava potesse essere possibile un cambiamento di quel tipo, da tanti salutato positivamente, da qualcuno salutato negativamente, per causa magari della vicinanza con la nuova opera, cioè l'allargamento, lo ripeto ancora una volta, della tangenziale dell'autostrada in sede, quindi il passante di mezzo sarebbe semplicemente un allargamento di questa infrastruttura. Ecco, lei come vede il futuro per Bologna? Ma io penso che innanzitutto il ragionamento sulle infrastrutture vada fatto non solo riferendosi a quali infrastrutture, a come farle, ma al perché, diciamo, aggiorniamo il nostro sistema infrastrutturale. È indiscutibile che il nodo di Bologna e il nodo della tangenziale, per chiunque, diciamo, esca la mattina per andare a lavorare e attraversi la tangenziale, sia una questione che andava e va affrontata in maniera risoluta, perché non è possibile, diciamo, proseguire nei termini attuali. Era stata avanzata un'ipotesi di passante nord, a nord della città, ovviamente particolarmente impattante anche per zone agricole, zone diciamo, dove appunto oggi non vi è terreno urbanizzato. Si è trovata una soluzione che ha due vantaggi: una sui tempi, si fa prima e si lavora appunto sulla sede attuale della tangenziale, producendo un allargamento della stessa. È stato un percorso anche quello che ha portato a questa scelta, che ha consentito, a mio avviso, anche con un ottimo lavoro che ha fatto l'assessore Priolo in ultimo e prima l'assessore Colombo, di portare a compimento una scelta e soprattutto portare a compimento una serie di migliorie, di mitigazioni dell'impatto anche del passante di Bologna, il suo passante di mezzo, che oggi consentono di avere una prospettiva di un'infrastruttura che può consentire efficacemente di superare i limiti, diciamo, del nodo di Bologna, che appunto tutti i cittadini vivono con ormai fatica e insofferenza, con un'attenzione però e anche una partecipazione ai cittadini sulle scelte tese a mitigarne appunto l'impatto. Ovviamente, come tutte le infrastrutture, nel momento in cui partiranno i cantieri un impatto comunque ci sarà e quindi ovviamente andrà gestito anche da quel punto di vista, ma io credo che essere arrivati innanzitutto a fare una scelta dopo anni e anni di infinite discussioni sia un fatto importante e credo che di quella infrastruttura Bologna beneficerà. Abbiamo toccato alcuni temi amministrativi, insomma, parliamo adesso del partito. Perché candidarsi a segretario del Partito Democratico? In altre parole, che cosa ha sbagliato Francesco Critelli? Ma io, prima di dire cosa ha sbagliato Francesco Critelli, dico perché ho deciso, anche in termini di scelta personale, non nascondo che non è stata una scelta semplice, anche da un punto di vista emotivo. Fare l'assessore al welfare e alla sanità del Comune di Bologna è un straordinario privilegio, occuparsi della propria città dal punto di vista delle persone è uno straordinario privilegio. Credo però che in questo momento ci sia bisogno di fare un investimento anche personale sulla politica, sul Partito Democratico, per le ragioni che dicevo prima. Oggi la politica rischia di essere troppo distante e di appaltare, diciamo, le scelte al solo momento amministrativo. Io invece credo che costruire una visione di città, di territorio, di città metropolitana in questo senso sia fondamentale e appunto chieda un Partito Democratico diverso da quello che ho visto. Un Partito Democratico che io vorrei utile, nel senso con un'agenda politica ancorata ai problemi reali, di alcuni abbiamo parlato un attimo fa, delle persone, che non sia invece chiuso dentro discussioni spesso lunari, marziane per le persone che ascoltano, ma che, diciamo, parli delle cose
di cui le persone parlano quando sono a cena, quando si ritrovano a cena la sera, le preoccupazioni, le opportunità che per fortuna questo territorio ancora vive. Un partito aperto anche, un partito, ecco, in questo credo che ci sia stato un grande limite di autoreferenzialità, di chiusura rispetto alla vivacità della società bolognese. Noi invece abbiamo bisogno di un partito che apra porte e finestre, che faccia entrare le competenze, che le sviluppi in una relazione costante con il tanto che c'è fuori da noi. Penso che a una grande università come quella che abbiamo a Bologna, penso alla ricchezza delle associazioni, penso alla ricchezza del mondo imprenditoriale e del lavoro nella nostra città. Ecco, un partito che sa portare dentro quelle competenze, che sa relazionarsi con quelle competenze in maniera stabile e non episodiche. E poi ancora, credo, un partito metropolitano. Lo dicevo un attimo fa, la sfida del governo metropolitano è fondamentale. Abbiamo guardato in questi anni Bologna, la città metropolitana, troppo con la lente esclusiva della città capoluogo, del comune di Bologna. Abbiamo bisogno invece di un partito che sappia costruire una visione metropolitana attraverso anche una più forte vicinanza coi propri amministratori, facendo maturare delle scelte metropolitane. Faccio un esempio per farmi capire. È impensabile che il Partito Democratico abbia 30-40 amministratori, 30-40 sindaci dei nostri comuni e ci siano 20 sistemi di raccolta differenziata diversi nei nostri comuni. Ecco, c'è bisogno di un partito che non lasci soli gli amministratori nel fare le scelte, che garantisca loro, agli amministratori, ma anche al partito, ai circoli, vicinanza, prossimità, sia fisica, molto di più di quanto oggi non avvenga, sia politica, per accompagnare le scelte, per farle maturare in un contesto, appunto, in una visione condivisa. Ecco, questo a mio avviso in questi anni è mancato, è un riscontro che sto avendo anche nel tour che sto facendo in tutti i circoli, in tutti i comuni del nostro territorio metropolitano, e credo che anche per come sono abituato a fare. Un amministratore è abituato a stare vicino ai problemi, ad attraversarli. Raccontavo prima l'episodio di San Pietro in Casale, in generale il lavoro fatto sul tema dei migranti. Ecco, quella vicinanza ai problemi, quella vicinanza a chi deve affrontare i problemi di cui gli amministratori sono spesso portatori, vorrei portarla, e quella concretezza vorrei portarla anche nella guida del Partito Democratico. Quindi diciamo che, estrapolando un po' da quello che lei ha detto, Critelli ha portato avanti un partito un po' troppo chiuso in se stesso, che doveva essere più aperto alle competenze dall'esterno? Sì, un partito che ha in più occasioni rischiato l'autoreferenzialità, la chiusura, più orientato alla sua organizzazione interna, pur un aspetto importante su cui, come dire, nella mia proposta propongo anche elementi di novità, ma poco dialogante con la società, poco rilevante sui tavoli strategici che decidono, diciamo, il futuro della nostra città. Citavo prima alcune prospettive che a mio avviso Bologna deve sapere abbracciare, e credo che anche, ad esempio, ha abbandonato degli strumenti che erano utili per garantire questo rapporto fra il PD e il tanto di PD che c'è fuori dal PD, cioè i tanti che esprimono un interesse verso il PD, ma che magari non sono iscritti ma sono interessati a portare un punto di vista originale, delle competenze. Noi avevamo i forum, che erano uno strumento efficace, che creavano un ponte fra chi era dentro e chi era fuori, che consentivano a chi magari metteva in premessa il fatto che non si sarebbe iscritto al PD, ma voleva dare un contributo sull'ambiente, sulla sanità, sul sociale, sulle infrastrutture, di poterlo fare in un dialogo con i nostri amministratori, con i nostri iscritti. Ecco, i forum sono stati chiusi senza un vero perché, e tutte le forme, diciamo, di relazione con l'esterno sono state un po' appannate. Ecco, io credo che invece noi avremo bisogno fortemente di questo, di un partito coraggioso, aperto, e infine un partito che decide. Ecco, un'altra caratteristica che è mancata in questi anni, forse anche perché la segreteria di Francesco Critelli non deriva da un vero e proprio congresso, ma da un'assemblea congressuale che era nata intorno all'idea di trovare una quadra, di trovare un'unità in premessa, appunto, alla sua candidatura. E quindi, per non disturbare, per non
andare a confliggere con qualcuno dei propri diversi sostenitori, il rischio è stare silenti, non avere un'opinione forte del Partito Democratico e soprattutto a quel punto evitare le decisioni. Invece spesso e volentieri del Partito Democratico si dice che non ha un'identità chiara, che a volte pare non essere né carne né pesce. Ecco, io credo che per darsi un'identità l'unico strumento che conosco è scegliere. Scegliere, dire dei sì, dire dei no e profilare la propria identità intorno appunto alla capacità di prendere parte, la capacità di scegliere fra opzioni differenti. Il PD lo ha fatto troppo poco e credo che sia una caratteristica da recuperare. Ad ascoltarla sembra quasi di vedere insomma due idee diverse di Partito Democratico, e forse è giusto che emerga anche per questo congresso. Cioè lei parla di un partito un po' troppo chiuso nel passato, che dovrebbe aprirsi verso l'esterno. Dall'altra parte Critelli dice io vorrei mantenere il più possibile invece l'autonomia del PD da determinate forme economiche, ha parlato apertamente di mondo della cooperazione, di porte girevoli tra il mondo delle COP e il mondo della politica, sindaci che diventano direttori delle COP e viceversa, oppure altri ruoli che bene o male vengono intercambiati. Vuole dirci una parola definitiva in questo senso? Perché sembra quasi che il congresso del PD si riassuma nella scelta che devono fare gli iscritti tra un partito che sia partito e basta e un partito che diventi espressione delle COP. Sì, io credo che non ci sia in campo questo. Ho trovato un po' volgare questa discussione che rappresenta una parte come invece rappresentativa di interessi particolari. Io non ho nessuna... Posto che nessuno criminalizza le COP, ci mancherebbe altro, si cerca solo di capire. Io personalmente non ho nessuna relazione, non ho mai avuto nessuna relazione professionale col mondo della cooperazione, anche se ho avuto invece tante occasioni in cui mi sono trovato a confrontarmi, anche a coprogettare da amministratore con la cooperazione, quando la cooperazione è un protagonista dell'accoglienza ai migranti, quando la cooperazione è una protagonista dell'assistenza ai nostri anziani, quando la cooperazione si produce in esperienze di assistenza nell'ambito del welfare, della disabilità, eccetera, eccetera. Quindi in realtà devo dire la rappresentazione della cooperazione come la piovra che governa tutto il sistema Bologna è una rappresentazione che sento spesso e volentieri fare dagli esponenti della destra e degli altri partiti politici. Stupisce che sia, diciamo, fatta da esponenti del Partito Democratico. Ciò che è invece importante è l'autonomia della politica. Io credo che questo sia un argomento forte che riguarda non solo la cooperazione, ma riguarda gli interessi vari e la capacità della politica di essere innanzitutto autonoma perché autorevole. Quando parlo di un partito competente penso a questo, un partito che ha un'opinione forte, che sta sui tavoli strategici con un'opinione forte e che quindi porta avanti l'interesse generale, non l'interesse particolare, avendo appunto la capacità di determinare indirizzi sugli aspetti più diversi delle politiche pubbliche. Ecco, un partito autorevole, un partito competente è un antidoto efficacissimo al rischio di perdere l'autonomia della politica. E, ecco, a patto che autonomia alla politica non la si interpreti, e torno al tema che dicevo prima, come la solitudine della politica, il rischio dell'insignificanza della politica. La politica deve avere invece la capacità di parlare, di confrontarsi, di stare ai tavoli con i diversi soggetti economici, sociali della nostra città per, diciamo, costruire traiettorie strategiche nell'interesse del nostro territorio, nell'interesse della nostra città metropolitana. Ecco, io credo che di questo ci sia bisogno, non di un partito che per paura, diciamo, dell'interesse particolare se ne sta chiuso al riparo da tutto. Senta, un'altra figura chiave di cui si parla spesso in questo congresso, anche se non è candidato, è la figura dell'attuale assessore Matteo Lepore, no? Che è stato anche oggetto di una digressione del sindaco Merola alla Festa dell'Unità, infatti mi piace citarlo. Il sindaco Merola ha detto: c'è gente che dice che io abbia scelto già Lepore come prossimo sindaco di Bologna, non è così, smettetela di dire queste cose. Ecco, anch'io le chiedo, visto che ci sembra di capire che lei abbia un ottimo rapporto con l'assessore Lepore, ecco, se vede per lui un futuro di qualche tipo nel Partito Democratico o fuori, ecco.
Io vedo assolutamente un futuro di Matteo Lepore nel Partito Democratico, come di tanti altri che sono appunto importanti esponenti del Partito Democratico, che al Partito Democratico danno un contributo importante nella propria esperienza amministrativa. Trovo invece un po' provinciale la discussione sul sindaco nel 2021. Qua siamo di fronte a un sindaco che è stato eletto da un anno e poco più, di una prospettiva di 4 anni di governo della città a cui il Partito Democratico deve una forte lealtà, un contributo di idee e una garanzia di autonomia del sindaco nel svolgere il proprio mandato amministrativo, nel compiere le proprie scelte, che non vuol dire lasciarlo solo, ma vuol dire riconoscere gli ambiti e le prerogative del sindaco che rappresenta tutti i cittadini di una città, in questo caso anche di una città metropolitana, e quelli che invece sono, diciamo, gli ambiti propri e specifici del partito. Dicevo, trovo un po' provinciale la discussione sul 2021 perché appunto manca molto tempo in una diciamo, situazione politica che è assolutamente liquida a tutti i livelli di governo, le cose cambiano molto velocemente e pensare che intorno ad un congresso ci sia la prefigurazione del futuro sindaco di Bologna vuol dire davvero fare un esercizio di fantascienza. Io sono legato allo strumento che il Partito Democratico si è dato, unico e solo, per scegliere la propria classe dirigente, per scegliere anche chi è chiamato alla carica di sindaco, soprattutto nelle grandi città, ma non solo, cioè le primarie. Io credo che sia finanche naturale che dopo un decennio di amministrazione Merola il Partito Democratico affidi la scelta del nuovo sindaco alle primarie, e in quelle primarie credo che ci sarà una pluralità e magari anche molte persone a cui oggi non pensiamo, di persone, di competenze che possono ambire a svolgere quel ruolo. Ecco, quindi credo che sia da porre a quel tempo la discussione, credo che vada affrontata attraverso questo strumento. Noi ci fermiamo, facciamo un'altra brevissima pausa, poi torniamo ancora in studio con Luca Rizzonervo. State con noi. Inizia la sfida e su ETV scende in campo il team di Solo Calcio. Tutti prepartita, le azioni, i protagonisti, le opinioni, le interviste nel dopo gara, ogni domenica, negli anticipi, nei turni infrasettimanali. Segui Solo Calcio e Solo Calcio Sera. Partecipa ai commenti via SMS e sulla pagina Facebook Solo Calcio. Solo Calcio, il vero calcio, in tempo reale, solo su ETV. Ultima parte di Dedalus, questa sera e in questa serata di festa, festa del patrono San Petronio, con l'ex assessore della welfare del Comune di Bologna, Luca Rizzonervo, candidato segretario del Partito Democratico. Parlavamo del partito, parlavamo delle scelte che lei farebbe nel caso in cui diventasse segretario, si è parlato tanto fino a qualche settimana fa, perché era ancora in essere, delle feste dell'Unità, la festa dell'Unità di Parco Nord, numeri che vanno da una parte e dall'altra, da un anno all'altro, c'è stato un calo generale nell'affezione nei confronti della politica. E quindi che futuro vede lei per le feste a Bologna e nella città metropolitana? Ma io credo che vadano assolutamente rilanciate le nostre feste, anche perché le feste dell'Unità sono ciò che caratterizza da un certo punto di vista il Partito Democratico, perché sono il modo con cui il Partito Democratico finanzia la propria attività politica, e quell'autofinanziamento attraverso le feste è ciò che ci rende liberi, non lontani da condizionamenti di chi eventualmente invece finanziasse la politica in modo diverso. Ecco. Ecco, credo che ci consente di non avere capi, a differenza di tante altre formazioni politiche nel nostro paese. Credo anche che però, a fronte di situazioni di difficoltà, a fronte di feste che hanno problemi anche di sostenibilità, sia giusto aprire una riflessione. Io l'ho detto nei giorni scorsi, credo che debba essere aperto una riflessione con i volontari, in particolare delle feste, perché le feste sono prima ancora che del Partito Democratico, dei volontari che le realizzano in tutto il territorio della città metropolitana di Bologna, per capire quali correttivi, quali miglioramenti apportare
per capire anche come sia sulle feste territoriali appunto pensare a dei modelli diversi, magari anche accorpando alcune feste dove ci sono situazioni di magari di maggiore difficoltà, e aprendo anche una riflessione sulla festa provinciale del Parco Nord, che dopo alcuni anni in cui diciamo non realizza i suoi obiettivi di autofinanziamento, quest'anno a onor del vero c'è stata una situazione climatica molto, molto complessa che ovviamente ha condizionato fortemente questo elemento, ma è una serie di anni che ci sono dei problemi. Credo che non si possa andare avanti senza facendo finta di niente. Lo si deve, credo, anche allo sforzo straordinario che i nostri volontari fanno, 25 passaggiorni, anche molti di più contando il montaggio e lo smontaggio della festa al Parco Nord, e credo che quindi anche ad esempio il calendario della festa, forse immaginando una festa un po' più breve, più concentrata, io penso anche una festa in cui ci sia molta più politica e molte meno ruote panoramiche, debba essere fatto. Quindi ripeto, non credo che su questo tema però ci debba essere il segretario, il candidato segretario che dice come fare, ma il compito del segretario sia aprire una discussione con i volontari per capire come affrontare un problema che indubbiamente esiste. Quindi lei pensa che Parco Nord in futuro, visto che c'è un rapporto economico, no, con i proprietari dell'area, potrebbe essere lasciata definitivamente come area da parte del Partito Democratico? Dico che anche su questo si può riflettere, dico che è noto che al Parco Nord il sindaco Gianni qualche parlava tempo di grande fa, bosco, no? Di grande area verde. Bosco, di una grande area verde urbana, ed è una prospettiva che prosegue, non è stata solo una dichiarazione. E quindi certamente il tema si porrà. Allora, questo tema della trasformazione anche di quell'area e il tema di una sostenibilità della festa rispetto a un'area così grande che non ha dei servizi diciamo già precostruiti, e quindi bisogna montarla completamente, ovviamente questo porta con sé dei costi, credo che possa anche aprire la discussione con i volontari sulla collocazione della festa unità. Ecco, non escludo che possa rimanere al Parco Nord, non credo che debba essere un dogma indiscutibile. E invece sulla sede di Via Rivani, perché anche di quella si è parlato, si parlò anni fa, si arrivò quasi a dire è quasi certo che verrà trasferita la sede del PD, oggi qual è la situazione? Ma detto che io se faccio il segretario vorrei rimanerci in Via Rivani il meno possibile, immagino il ruolo del segretario esercitato non nel chiuso della sede di Via Rivani, ma appunto in ognuno dei tanti circoli, abbiamo la fortuna di avere una presenza capillare di circoli, e io vorrei passare gran parte del tempo lì, sul territorio e non in Via Rivani, però certamente la sede, anche rispetto a tutta la parte amministrativa del partito, serve. Credo che è stata già avviata e credo che vada proseguita una riflessione su quel luogo, immaginando anche possibili altre situazioni che consentano anche di fare qualche economia di scala. Più complessivamente io credo che un tema di spending review, diciamo, della Federazione di Bologna debba essere affrontata nei prossimi tempi. Parla di spending review, parla anche di persone stipendiate dal partito. Quante sono oggi quelle assunte a tempo indeterminato, se ce ne sono, e quanti contratti insomma ha in essere? Ecco. Allora, sono circa una decina le persone stipendiate. Io la cosa che ho posto è che dirigenti politici, e quindi diciamo i funzionari politici, non i funzionari amministrativi ovviamente, ma i funzionari politici che sono necessariamente, quindi svolgono un ruolo politico e sono necessariamente legati al segretario di turno, non abbiano contratti come oggi avviene a tempo indeterminato, ovviamente, ma possano essere fatti loro dei contratti a tempo determinato, perché credo che sia nel diritto di chi arriva, di un nuovo segretario, di potersi anche portare la sua squadra di persone, o confermando alcuni o invece apportando alcune novità. E credo che quindi questa cosa, che lungamente è stata detta, era nei propositi della segreteria Donini, debba essere portata a compimento. Ecco. Senta, e per quanto riguarda invece, a proposito di spese, si è parlato tanto, adesso per la verità il tema si è un po' sopito, però si è parlato tanto anche dello staff, per esempio del sindaco Virginio Merola, che si è allargato, è diventato più costoso, obiettivamente l'ufficio stampa, sono stati fatti dei calcoli, è costato veramente tanto. Ecco, anche in futuro lei chiederà un po' più di sobrietà in queste cose, oppure comunque secondo lei ci sono delle motivazioni plausibili per cui Merola abbia scelto di allargare questo tipo di staff? Ma
la sobrietà è sicuramente un valore che, ma mai come in questi tempi di grande sfiducia fra dei cittadini nei confronti della politica, va tenuta assolutamente a mente. Ci tengo anche a dire che però la Giunta Merola, di cui ho fatto parte, ha fatto scelte esattamente nell'ordine della sobrietà, della normalità della vita dell'amministratore rispetto al resto della vita dei cittadini. Noi abbiamo abolito le auto blu, che quando siamo arrivati ancora c'erano nel comune di Bologna. Il sindaco stesso e i suoi assessori girano con delle Panda a metano con cui andiamo ai vari appuntamenti, guidati da noi stessi, almeno da noi stessi finché ero lì. Quando era assessore Colombo addirittura mi chiamò apposta per farmi vedere che guidava un'auto del comune, perché si diceva che non aveva la patente. Vabbè, scusate, aperta e chiusa parentesi. Ci siamo tolti i pass per entrare in centro, che erano la normalità non solo per gli assessori ma anche per i dirigenti. Li abbiamo tolti ai dirigenti, abbiamo fatto delle scelte di sobrietà che non riguardano solo la politica ma tutti, diciamo, i tanti soggetti che in città vivevano qualche, diciamo, elemento di privilegio. Quindi in realtà questa strada è già stata imboccata. Sulla comunicazione il sindaco ha fatto una scelta che, valutando che la comunicazione non è semplicemente il modo del sindaco per fare propaganda di se stesso, ma la comunicazione di un ente, la comunicazione di un comune è un modo, può e deve essere un modo efficace per informare i cittadini, per garantire ai cittadini, in un'epoca in cui, diciamo, sono sommersi dalle informazioni ma fanno sempre più fatica a costruirsi a volte un'opinione propria e certa sulle fra le tante informazioni, di avere la possibilità di una comunicazione delle cose che il comune fa, delle cose che i cittadini è bene che sappiano in maniera più efficace. Detto questo, il tema della sobrietà è un tema che va assolutamente tenuto nelle nostre prospettive. Devo dire che il Partito Democratico in questi anni, nonostante che le critiche continuino come se nulla fosse cambiato, delle scelte importanti le ha fatte, abolendo i vitalizi dei consiglieri regionali dell'Emilia Romagna, prima regione che ha fatto questa scelta, e addirittura chiedendo un contributo di solidarietà rispetto ai vitalizi delle legislature precedenti. Ha portato avanti una normativa nazionale, promotore tra l'altro un emiliano romagnolo come Matteo Richetti, per fare la stessa cosa a livello parlamentare, per far sì che anche i parlamentari avessero un sistema contributivo come milioni di cittadini italiani e non appunto i privilegi. Quindi, diciamo, il Partito Democratico è impegnato in questa direzione, non è mai troppo. Senta, è vero che lei citava giustamente il prossimo sindaco verrà eletto nel 2021, quindi le elezioni sono moderatamente lontane, però adesso in primavera invece abbiamo un altro appuntamento politico a livello nazionale importante, con la fine della legislatura del Parlamento italiano, e quindi avremo le elezioni politiche. Il Partito Democratico si trova anche a livello locale, sarà così, perché avrà soggetti alla sua sinistra, penso a MDP, penso ad altre a sinistra italiana, eccetera. Lei che cosa, da ipotetico futuro segretario, pensa di dare come linee direttive per gli alleati, come vengono definite con un'estrema sintesi giornalisticamente? Cioè, come pensa di gestire l'alleanza e i rapporti con gli altri partiti? Ma io innanzitutto penso che l'appuntamento elettorale della prossima primavera sia un appuntamento fondamentale per il nostro paese, in cui vi è la necessità di proseguire, ribadire, anzi rinforzare l'azione riformatrice che il governo Renzi, il governo dei mille giorni prima e oggi il governo Gentiloni hanno realizzato, potenziando ancora di più, diciamo, la capacità di intervento, di incidere sulle lentezze, sulle le arretratezze del nostro paese. Credo che per fare questo ci sia bisogno di una coalizione di centrosinistra, ci sia bisogno di costruire un centrosinistra di governo. Ecco, questa però è la caratteristica fondamentale, l'elemento imprescindibile. L'obiettivo della sinistra deve essere, e del centrosinistra deve essere, il governo, il cambiamento delle cose attraverso il governo. Credo che per fare questo, per ricostruire il centrosinistra, ci sia bisogno di due elementi. Da un lato, si debba partire dalla constatazione che senza il Partito Democratico il centrosinistra non esiste. Chiunque si avventuri o pensi di avventurarsi nella costruzione di un'alternativa di governo alle destre senza il Partito Democratico è un illuso. Altresì credo che il Partito Democratico
essendo un soggetto baricentrico di questo progetto di centrosinistra, debba avere il compito e la funzione di costruire, diciamo, una prospettiva che tenga insieme anche soggetti diversi per realizzare l'obiettivo in un sistema che è così complesso come quello attuale, con una situazione in qualche modo tripartita, con tre forze, tre grandi, diciamo, blocchi politici, debba avere la capacità di costruirlo questo centrosinistra. Mi auguro anche che, pur nei pochi mesi che rimangono, si possa mettere mano, almeno parzialmente, alla legge elettorale per consentire alcuni correttivi che garantiscono a questo Paese la governabilità, perché questo Paese non può sopportare momenti di stand-by, non può sopportare momenti di stagnazione, ha bisogno appunto di dare a chi vince le elezioni tutte le possibilità per governare questo Paese e per appunto attuarne un cambiamento. Luca Rizzonervo, grazie per essere stato con noi questa sera. In bocca al lupo, come si dice. Crepe comunque vada, le porte per Daedalus per lei rimangono aperte. E ancora una volta auguri ai bolognesi a questo punto per San Petronio, per la festa del Santo Patrono. Daedalus si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona notte.